Buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, è venerdì 24 maggio 2019, siamo a 2 giorni dalle consultazioni elettorali, si voterà per le europee, ma in diversi comuni abruzzesi si voterà anche per il rinnovo del Consiglio Comunale. Iniziamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani locali, siamo sull'edizione pescarese del Centro Traffico, i piani degli 8 candidati, stasera feste e comizi per l'ultimo appello prima del voto. Poi intervista al centro del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Vi spiego perché il centrodestra è vincente in Abruzzo. E poi un vademecum sempre del centro verso le elezioni europee e comunali. Come si vota? Consigli utili. Ecco chi sono gli abruzzesi candidati per l'Europa. Scendiamo in taglio medio, intanto di spalla per lo sport. Sfida al Verona. Pescara sogna la finale per la Serie A. Cresce l'attesa. Prevendita ok. A ieri venduti 8.500 taglianti, 230 taglianti venduti per la tifoseria ospite. E poi sempre in taglio medio, ma a centro pagina la foto notizia, cantine aperte, tanti eventi in Abruzzo con il vino, domani e domenica, ecco dove andare. E poi i richiami, intanto la vicenda della clinica di Villa Serena, 2 morti appunto a Villa Serena, un ricoverato potrebbe avere causato il rogo, le fiamme che hanno provocato 2 morti a Villa Serena potrebbero essere state appiccate da uno dei ricoverati anche non volontariamente. È l'ultima ipotesi degli investigatori. Poi aveva 91 anni, è morto a Pescara Orsini, commerciante di Porta Nuova. Colpo in gioielleria. Porto Allegro, i ladri fuggiti senza cassaforte. E poi ancora imprenditore arrestato per bancarotta ai domiciliari, un 55enne di Cepagatti, aveva accumulato debiti per 2 milioni e mezzo. In basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quelle lettere d'amore mute per il mondo. Siamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, l'apertura, non paga l'ex moglie, condannato. Un uomo di 55 anni gira in Jaguar ma non mantiene la famiglia. Scendiamo in taglio medio, intanto il richiamo su cantine aperte anche in questo caso, tanti eventi in Abruzzo con il vino. E poi la fotonotizia, pronta la norma che salva i ristoranti sui trabocchi Rione Fiume in regione per la costa teatina. I richiami di cronaca a Paglieta, Rottweiler morde in faccia un 15enne, paura. A Paglieta in un ambulatorio veterinario, un Rottweiler sotto sedazione ha aggredito il suo padrone di 15 anni con un morso in faccia, ora il giovane è ricoverato all'ospedale di Pescara. Lanciano, la pista ciclabile aperta tra le polemiche. Poi a Chieti, atleti in centro, da domani 16 giorni di sport. Sotto la fotonotizia, la maestra maltrattava i bimbi. San Salvo, le accuse all'insegnante d'asilo, schiaffi e umiliazioni a tutta la classe. E poi ancora l'edizione teramana del centro, l'apertura, fusione Teramo-L'Aquila in stallo, Camera di Commercio, nulla di fatto nell'incontro fra gli imprenditori. E poi la foto notizia con un altro colpo di scena in Casa Biancorossa, in Casa Teramo. Salta l'accordo con Palma, il Teramo passa a Jachini. L'operazione potrebbe formalizzarsi nelle prossime ore. E poi i richiami di spalla, Teramo, associazione per combattere la ludopatia, la Resaglio APS, associazione di promozione sociale sorta 2 mesi fa, vuole combattere la piaga del gioco d'azzardo che a Teramo e provincia dilaga a livelli da record nazionale. A Giulianova, nuovi orari per la musica ed è polemica. Sempre a Giulianova, l'ente Porto chiude il bilancio in attivo. E poi di nuovo la cronaca, tenta l'assalto a un furgone arrestato a Teramo, armato di pistola, giocattolo, ha provato a bloccare il conducente del mezzo. E ora l'edizione aquilana del centro, Accord Phoenix, 55 posti a rischio all'Aquila, sindacati in allarme per l'inchiesta, il Jeep, dirigenti inadeguati. La foto notizia, centropagina, shopping del venerdì per rilanciare il centro storico all'Aquila, maxi isola pedonale, negozi aperti e intrattenimento. E poi ancora di spalla, Avezzano, nuova giunta, l'UDC si mette di traverso, non si vede la luce alla crisi in corso oramai da mesi al comune di Avezzano dopo il varo della nuova giunta. L'UDC non firma l'accordo contestando i metodi e le scelte del sindaco. All'Aquila, mega parcheggio, il comune mette fuori la MEP. Tornando ad Avezzano, imprenditore sotto processo per bancarotta. E poi sotto la fotonotizia, morte del generale, il caso riaperto a Sulmone, il Jeep accoglie la richiesta dei familiari di Conti.
di opposizione all'archiviazione. E siamo ora al Messaggero Abruzzo ed ecco l'apertura. Meno viadotti per la sicurezza, il piano di Strada dei Parchi presentato al Senato, prevista anche l'eliminazione di alcune gallerie e meglio realizzare delle varianti per non bloccare il traffico, 490 milioni di risparmi. Sotto la testata, cronaca, Alba Adriatica, violentate a 15 anni sotto accusa due ragazzi, credito, Fondazione Chieti e Banco di Napoli celebrate le nozze davanti al notaio. E poi a Lanciano, colpo nello storico salumificio, gang fugge con 1500 prosciutti, depredato durante la notte lo stabilimento Altobello di Tornareccio, in azione una banda di almeno 8 persone, una pista porta in Puglia. E poi di spalla, cantine aperte, da domani la festa dei Wine Lovers, gli amanti del vino. L'evento offre 41 location dove poter degustare i migliori vini regionali. E in taglio medio, lo Sport, Pescara ancora un passo ed è finale dopo la buona prova e il pari 0-0 di Verona. Sempre in taglio medio, rogo nella clinica, i pazienti morti non hanno colpe, le due vittime non erano in grado di fumare, nella stanza non c'erano accendini o fiammiferi. E poi in basso, questo caso davvero particolare, a Torre dei Passeri, elezioni, il parroco che tifa per l'astensione. A Torre dei Passeri c'è solo un candidato sindaco e solo una lista. Vediamo ora la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre con il calcio. Iachini pronto a prendere il Teramo, sfuma la trattativa tra Campitelli e Palma, si riapre quella per la cessione del 100% della società. E poi sotto la testata, il vertice Teramo-L'Aquila, Camera di Commercio, fusione congelata in attesa delle sentenze. A Giulianova, movida spenta alle 22, turismo per pensionati. E siamo a centropagina, la fotonotizia, un film su Ivan Graziani, Cavalieri del Vento, sarà girato ad Urbino. E poi di spalla a Teramo, accessi agli atti per il rudere di via Muzzi, la politica, Zennaro dei 5 Stelle, altri 7 milioni per l'area di crisi Valvibrata, a Roseto degli Abruzzi individuato il migrante picchiatore. E poi a piedi pagina a Teramo, archiviate le accuse all'infermiera del 118 per la morte di Chissi. E ora proseguiamo con le testate nazionali, la nostra consueta parentesi dedicata appunto alle principali testate nazionali con i titoli. Andiamo con l'apertura del Corriere della Sera. Olanda, i populisti non sfondano, exit poll a sorpresa in testa ai laburisti, Lega 5 Stelle, scontro e insulti sull'abuso d'ufficio, ieri alle urne anche la Gran Bretagna, domenica lo scrutinio, May sempre più in bilico. Sotto la testata, Giro d'Italia, a Benedetti la tappa sulle strade di Coppi. Di spalla, 23 maggio a Cannes, il film su Buscetta, defezioni e accuse se la politica litiga nel giorno di Falcone. E poi questa storia a centropagina del Corriere della Sera, la foto notizia, la mia vita senza feste, perseguitato dai bulli, la storia, il suo nome d'arte è Mendel, la musica lo ha salvato da un incubo, il suo nome è Michele Di Tommaso, 18enne, originario di Bellaria Igea Marina in Romagna. E poi ancora di spalla, l'uomo ucciso dalla figlia a Roma, applausi al funerale per il padre violento. E poi Borghezio, io e la Lega, rispetto a Salvini, oggi sembro rumor. Proseguiamo e siamo sulla prima di Repubblica, guerriglia a Genova, manganellato un nostro cronista, Stefano Origone colpito dagli agenti, costola fratturata e due dita rotte, la polizia proteggeva il comizio di Casa Pound, aperta un'inchiesta, procuratore di Roma vince l'asse, Lega toghe di destra. E poi di spalla gli exit poll delle europee, sorpresa in Olanda, primi i laburisti e se a rischiare di più fossero i populisti, scrive Andrea Bonanni. E poi ancora in basso, il caso stronzate e Di Maio diventa cambron, a Cannes applausi fiume per il Buscetta di Bellocchio. Proseguiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano che apre così, guida al voto, Lega senza programma, sintonia PD Forza Italia su BCE e migranti, il Movimento 5 Stelle chiede tagli all'Eurocasta, le proposte dei partiti, quelli che ne fanno per cambiare l'Unione Europea. Sul sito Salvini pubblica soltanto i principi che ispirano il gruppo parlamentare Europa delle Nazioni e della Libertà, quasi tutti i partiti chiedono investimenti pubblici fuori dal deficit, Fratelli d'Italia chiede il blocco
navale antiprofughi. Siamo sotto la testata Ideona di Salvini, aboliamolo, anzi no, cambiamolo. Chi la fa franca senza reato di abuso d'ufficio? E poi ancora, procuratore di Roma, Viola batte Lovoi 4-1, Pignatone in pensione, il suo candidato sconfitto. Proseguiamo e siamo sulla prima del giornale. Tra due giorni si vota, istruzioni per l'uso e per non affogare. Ecco i numeri che certificano il fallimento totale del giallo-verde in economia. Se non si cambia andrà peggio e il governo litiga pure sul falso in bilancio. Cassa integrazione, boom, aumento IVA, chiusi 9.000 negozi. Proseguiamo a centro pagina, incognita astensione, Berlusconi chiama gli indecisi e aspetta il crollo dei grillini. Siamo sulla prima del Mattino che apre così: europee, il sud dimenticato, comizi di chiusura, tutti i leader da Roma in su, il flop del reddito porta al nord anche i 5 Stelle, Salvini, Di Maio, l'ultimo scontro sull'abuso d'ufficio, blocca l'Italia, va rivisto, stupidaggine. Sotto la testata, promessi 4 colpi, parliamo di calcio, vertice De Laurentiis, Sancelotti, tutti i nomi da trattare, per l'attacco spunta il nome di De Paul. E poi in taglio medio, da Napoli a New York, tutti i giorni la campagna più vicina al mondo, il vicepresidente United a capo di chino per il primo viaggio. E poi sempre in taglio medio, Napoli, permessi falsi agli immigrati residenti al cimitero, sgominata la banda, arrestati due poliziotti, soldi inviati anche a un terrorista di Parigi. Proseguiamo e siamo sulla prima del Manifesto che apre così: in and out, le elezioni europee si aprono con la paradossale partecipazione del Regno Unito che potrebbe premiare il nuovo partito di Farage in attesa delle dimissioni di May, che per ora non molla. L'Olanda frena gli euroscettici, socialdemocratici in testa. Sotto la testata il ricordo di Falcone fuori dal bunker, a Palermo la cerimonia ufficiale disertata anche dal sindaco Orlando. Siamo sulla prima del Messaggero: Olanda, frenata dei sovranisti, europee 2019, gli exit poll danno i laburisti in testa, tengono i conservatori in affanno. Fanno i populisti al voto anche l'Inghilterra, la May in caduta libera rinvia le dimissioni, Farage vola nei sondaggi. E poi sotto la testata la trattativa, Juve, Guardiola, voci di accordo, titolo in altalena, faro della Consob. E poi Favino, magistrale a Cannes, ovazione per il traditore Bellocchio, racconto la mafia di Buscetta. Andiamo in taglio medio, fotonotizia, De Rossi lascia in campo il tifo violento, scritte sui muri, contestazioni, sarà un Roma-Parma ad alta tensione. Roma-Parma sarà l'ultima partita in giallo-rosso appunto di Daniele De Rossi domenica prossima. E poi per la cronaca, papà non sa nulla, l'ultima angoscia della giovane stuprata, parla la ragazza etiope violentata in discoteca nella capitale, se capisse sarebbe un inferno. Andiamo avanti. E siamo con il Sole 24 Ore, la prima pagina, dazi, Brexit, voto UE, alta tensione sui mercati, giù listini e petrolio, borse in rosso, Milano al meno 2,12%, per il greggio la seduta peggiore dell'anno, meno 6%, l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, la guerra delle tariffe costerà lo 0,3% all'economia mondiale, gestori dei fondi preoccupati, faro su Parlamento UE e conti pubblici dell'Italia. La foto notizia, Londra ancora non esce dall'Unione Europea, ma l'EBA se ne va a Parigi. E poi ancora in taglio medio, la Lega, va abolito l'abuso d'ufficio, scontro Salvini Di Maio sul DL sblocca cantieri, il leader leghista rilancia, per paura di firmare i sindaci bloccano tutto. E poi Deutsche, il vertice resiste all'assalto, il CEO Sewing, commessi errori, ora si cambia, meno investment banking. Proseguiamo, siamo sulla prima del Tempo che apre così: Roma, la violenza dei bravi ragazzi, caccia la lista dei frequentatori della discoteca dello stupro, giovani carini e insospettabili, controllate telecamere intorno allo stadio, reazione shock dei coetanei, cose che capitano. E poi il Tempo di Osho, la foto notizia, abuso d'ufficio, Di Maio passa agli insulti. Di spalla la mamma di Zaniolo rapinata all'Eur e il figlio calciatore minaccia l'addio. Scendiamo in basso, le larghe intese di Confindustria, una pia illusione, l'idea di boccia di un programma
programma anticrisi concertato tra maggioranza e opposizione non ha futuro. Andiamo sulla prima della Stampa che apre così: Berlusconi, Salvini, sfida sul governo, cade dopo le europee. Il vice premier dice non cambieremo l'esecutivo ma le politiche agricole dell'Unione Europea. Poi ancora le parole del leader di Forza Italia Berlusconi: Matteo, futuro premier, ultimamente non li ho visto mettere in campo l'equilibrio e in qualche caso il buonsenso. E poi la replica del vice premier leghista Salvini: nessuna nostalgia del passato, non guardo indietro e sul futuro dell'esecutivo ho dato la parola e la mantengo. Andiamo poi in taglio medio con la fotonotizia: India, Modi trionfa sulle ali del nazionalismo e dell'orgoglio indù. Siamo sulla prima del secolo.it che apre così: non vinceranno tutti, domenica sera ogni partito fingerà di esultare, Lega e Fratelli d'Italia potranno farlo, Movimento 5 Stelle, PD e Forza Italia in difficoltà. E poi altri richiami in basso: il parmigiano ai francesi, l'ultima mossa di Parigi, Di Maio insulta Salvini, basta dire stronzate, la violenza è antifascista, scontri e feriti a Genova. E siamo sulla prima della Verità che apre così: tappano la bocca a chi critica islamici, rom, trans e migranti, l'Agicom vara multe salatissime, l'ente del Montiano Cardani vuole rieducare Stampa, TV e social, criteri arbitrari, denunce da associazioni rappresentative, scopo bavaglio a chi non si allinea. In primo piano c'è una foto di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia: sarò il prossimo ministro dell'interno. E poi ancora in taglio medio: contro Salvini eppure il cadavere di Falcone, vergognosa polemica politica nell'anniversario di Capaci, in sfregio al ministro disertano la cerimonia il governatore siciliano e il sindaco di Palermo, ma dell'assenza di Orlando sarà felice il giudice lassù. E chiudiamo questo segmento di Mattino 6 con la prima pagina di Avvenire: denuncia sempre, obbligo morale per i vescovi di portare alle autorità civili i casi fondati di abusi, Bassetti non chiudere i porti, naufraghi su un gommone, soccorsi in extremis, l'assemblea della CEI approva le nuove linee guida in materia di pedofilia da parte del clero. E poi in taglio medio: abuso d'ufficio e scontro nel giorno di Falcone, divisioni tra 5 Stelle e Lega sulla giustizia, l'antimafia, Berlusconi e altri 4 sono impresentabili. Sempre in taglio medio: Regno Unito e Olanda via alla corsa elettorale, reportage il difficile voto degli italiani in Germania. Lasciamo le testate nazionali, torniamo su quelle locali ed eccoci sul centro, pagina 2 e 3 con questo vademecum appunto per andare al voto. Europee comunali, gli errori da evitare, dal sì alla doppia preferenza di genere agli altri casi previsti dalla legge, i consigli per non farsi annullare la scheda. Qui troviamo i vari modi per poter votare correttamente. Segnaliamo tra le altre cose, per quanto riguarda le europee, la possibilità intanto di non poter fare il voto disgiunto per le europee e di votare fino a un massimo di tre candidati, di esprimere tre preferenze per essere più corretti, fino a tre preferenze, o donna, uomo, donna, oppure uomo, donna, uomo. Quindi, insomma, nel caso di tre preferenze, o due persone di sesso maschile e uno femminile o viceversa. In caso di due preferenze, anche in questo caso vige l'alternanza di genere, quindi una donna e un uomo, oppure si può esprimere una sola preferenza. Chiaramente, volendolo, si può esprimere anche nessuna preferenza e dare il voto soltanto alla lista. Per quanto riguarda invece le comunali sopra i 15.000 abitanti, nei comuni sopra i 15.000 abitanti c'è la possibilità del doppio turno e quindi del ballottaggio in caso non si arrivi al 50% più uno dei voti validi, chiaramente in cui un candidato raggiunga quella soglia, e si può esprimere il voto disgiunto sempre nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Anche in questo caso, ricordiamo, è possibile la doppia preferenza con alternanza di genere e poi appunto, come detto, il doppio turno possibile sopra
sopra i 15.000 abitanti, invece sotto i 15.000 abitanti ci sarà un turno unico. Comunque tutto poi specificato all'interno del pezzo. Ecco qui, verso le elezioni, tutti i nomi e i volti di chi ci prova aspirano a conquistare un posto all'Europarlamento. Ecco i 19 candidati abruzzesi della circoscrizione sud. Proseguiamo, siamo a pagina 5, intervista al centro Berlusconi, ecco perché in Abruzzo siamo vincenti, il Cavaliere è candidato alle europee, abbiamo scelto le persone giuste, come Masci a Pescara. Proseguiamo, siamo alla pagina Abruzzo, pagina 13, cantine aperte, tanti eventi in Abruzzo, musica, arte, trekking, teatro e visite nei vigneti per comprendere il percorso del vino dal filare al calice. Ecco il programma, e sono 41 le aziende regionali che partecipano alla festa, si trovano in tre province. In basso, Radio Radicale, l'appello di Legnini e degli altri, i consiglieri regionali di centrosinistra presentano una risoluzione contro la chiusura dell'emittente. Proseguiamo. Pagina 14, Trabocchi, pronta la norma che li salva, la Commissione Territorio ascolta tutti gli interessati, martedì riunione bis per smussare la legge da approvare il 4 giugno. In taglio medio, ha girato il divieto del doppio incarico, manager ASL, un cavillo sblocca la nomina a Chieti di Zavattaro. Avanti ancora, pagine di Pescara, la cronaca, imprenditore arrestato per bancarotta ai domiciliari Giuseppe Barbetta di Cepagatti, debiti per 2,5 milioni con l'erario e crack di società intestate a teste di legno. Sono 7 gli indagati, il giudice poi Colantonio aggiunge, l'indagato è arrivato anche a minacciare i propri dipendenti per indurli a rinunciare ai diritti patrimoniali maturati. Di spalla leggiamo Polizia Penitenziaria, stamani la protesta per i carichi di lavoro con un sit-in davanti al carcere, 7 sigle sindacali hanno incontrato ieri la direttrice Lucia Di Felice Antonio per discutere di sovraffollamento, piano ferie e turni di servizio passati da 6 a 8 ore. Ancora avanti con l'avvicinamento delle elezioni comunali a Pescara, sempre i programmi in primo piano, i programmi degli 8 candidati nella città di Pescara, la città strangolata dal traffico, i candidati, ecco le nostre idee, gli 8 aspiranti alla carica di sindaco svelano i loro progetti per ridurre le auto e l'inquinamento, tutti d'accordo nel favorire mezzi pubblici e biciclette, le divisioni emergono sulle isole pedonali. Vediamo le varie proposte, Erika Alessandrini, treno e autobus dovranno integrarsi per favorire gli spostamenti, Gianluca Baldini, la strada parco va estesa fino all'aeroporto per consentire ai cittadini di muoversi con i bus, Stefano Civitarese, mezzi pubblici e biciclette potranno risolvere i problemi dell'inquinamento, Carlo Costantini, stop a nuove ZTL in città fino a quando non ci saranno sistemi di trasporto alternativi, e poi ancora Mirko Iacomelli, aumentiamo il numero dei posti auto a pagamento e riduciamo il prezzo a 50 centesimi. Carlo Masci, servono altri parcheggi e la metropolitana di superficie sull'asse strada parco Corso Vittorio. Marinella Sclocco, ridurrò il traffico con percorsi ciclopedonali sulle riviere e i mezzi pubblici elettrici. Gianni Teodoro, Pescara sarà più vivibile con nuove aree per la sosta nord e a sud e le piste ciclabili. Proseguiamo sempre verso le elezioni comunali, feste, raduni e comizi per l'ultimo appello degli 8 candidati, manifestazioni ovunque per la fine della campagna elettorale, alcuni hanno scelto la piazza, altri un parco o il loro comitato. Avanti ancora con la cronaca, l'incendio a Villa Serena, l'ultima pista degli investigatori, il rogo appiccato da un paziente, raccolte le testimonianze per ricostruire la tragedia in clinica, costata la vita a 2 ricoverati. Pettinari dei 5 Stelle chiede conto alla Regione, chiarezza sul rispetto delle norme e dei reparti psichiatrici. E a tal proposito vediamo il servizio del TG6.
I vigili del fuoco, da parte loro, stanno svolgendo indagini tecniche per capire che cosa è successo nella stanza di Villa Serena in cui hanno perso la vita due pazienti. Tecnicamente, come state svolgendo il lavoro? Certo, oltre a indagini tipo tecniche, quindi sugli impianti, sui materiali che sono presenti all'interno dei locali in cui c'è stato l'incendio, noi stiamo facendo anche indagini di tipo documentale. Poi stiamo sentendo insieme ai carabinieri tutto il personale che naturalmente è stato interessato dall'evento dell'incendio. Ecco, ci sono tante ipotesi, forse la più accreditata è che magari qualcuno stesse fumando, forse uno dei pazienti in quella stanza, però dovete vagliare anche questo. Certo, un'ipotesi che sicuramente non viene trascurata, cioè le indagini che fa il NIAT, quindi il nostro nucleo investigativo antincendio, prevede in questa prima fase che si raccolgano i dati, quindi questa è una fase in cui si raccolgono tutti i dati che si possono avere a disposizione, quindi foto, filmati, video, materiali, prelievi di materiali, controlli sugli impianti. Poi successivamente si faranno delle ipotesi e si verificherà se queste ipotesi sono congruenti con i dati che abbiamo raccolto. Questo è il lavoro, la metodica che utilizza questo nucleo specialistico. Da quello che insomma, siete riusciti a capire, gli ambienti seguivano le norme a livello di arredi ignifughi? Da un primo controllo sì, è chiaro che adesso stiamo facendo dei controlli più approfonditi, stiamo guardando, la clinica è un'attività soggetta al nostro controllo, quindi stiamo guardando le carte, i progetti per verificare che i locali e gli impianti fossero a norma. Per quanto riguarda le tempistiche di conclusione, diciamo, di questa fase preliminare delle vostre indagini, secondo lei quanto tempo ci vorrà? Ma io credo che nel giro di una settimana dovremmo consegnare la nostra relazione alla Procura, compresa delle indagini fatte dal NIAT. Le problematiche che possono ritardare sono dati ulteriori che poi noi possiamo ricercare in relazione agli accertamenti che si stanno facendo. A livello di allarme è scattato subito, siete stati subito avvisati, come sono andati i fatti quella sera? Nel momento in cui siamo stati avvisati, nel giro di qualche minuto, cioè abbiamo un presidio di volontari a Montesilvano, è riuscita ad arrivare sul posto in 8-9 minuti, poi immediatamente dopo sono arrivate due squadre dalla centrale di Pescara, quindi il nostro arrivo è stato e il nostro intervento è stato tempestivo. Questo insieme poi a quello che è stato fatto anche degli operatori sul posto ha consentito di limitare al minimo i danni, anche se purtroppo, diciamo, i danni più gravi sono state le due vittime che sono state interessate dall'incendio. Quello che è successo dal momento in cui è avvenuto l'innesco del materiale che ha dato poi luogo all'incendio, cioè i tempi poi di intervento eventualmente degli operatori, sono al vaglio appunto degli accertamenti che stiamo facendo. Ecco, l'innesco l'avete trovato? Diciamo questo, siamo sempre in fase di ricerca e di ipotesi di dove sia scaturito l'incendio, quindi naturalmente questo è ancora da verificare. Proseguiamo sempre sul centro nelle pagine di Pescara. Mercato, lavori a tempo di record, gli operatori da lunedì in strada. Ieri mattina avviate la sanificazione e la derattizzazione dei locali. Fra tre giorni box vendita in via dei Frentani. L'appello dei salumieri: abbiamo bisogno di frigoriferi per conservare i cibi. Poi ancora addio Romeo Orsini, storico commerciante di Porta Nuova, aveva 91 anni nel suo negozio di via Orazio, sono passate generazioni di pescaresi, funerali domani a San Cetteo. Le pagine di Montesilvano, anche in questo caso countdown verso le elezioni comunali, urbanistica e riqualificazione, i tre candidati sindaco a confronto nel dibattito promosso dall'Ordine degli Architetti. De Martinis annuncia battaglia sulla nuova Pescara, tutti d'accordo sulla necessità di trasparenza e partecipazione nel rapporto tra politici e tecnici. E poi eccoli i tre candidati. De Martinis: servono strumenti per attrarre turisti, Fidanza si riqualifichi abbattendo e ricostruendo, Panichella, città devastata, è difficile intervenire.
Avanti ancora con la cronaca, sempre a Montesilvano, colpo nella gioielleria, i ladri costretti a lasciare la cassaforte. La banda è fuggita in fretta e furia dopo aver svuotato le vetrine per l'esposizione. I carabinieri cercano indizi utili nelle riprese delle telecamere interne ed esterne a Porto Allegro. Poi ancora rifiuti, i forestali multano 13 ditte, controlli in 27 attività dopo il sequestro di pneumatici fuori uso lungo il Saline. Avanti ancora, siamo a Francavilla, da Achille Lauro a Vecchioni e Baccini, un'estate in musica, ecco le star che accompagneranno le serate, il concerto gratuito del rapper il 28 giugno alla Sirena. Siamo sempre nelle pagine di Pescara, in un comune della Val Pescara dove c'è questa storia singolare, Torre dei Passeri, paese con un solo candidato ma il rischio astensionismo è alto, l'aspirante sindaco Linari, se arriverà il commissario qualcuno dovrà assumersi la responsabilità, la decisione di riprovarci dopo il passo indietro dell'uscente di giugno, ma c'è chi spinge a non votare. Leggiamo in basso, il parroco annuncia non ritirerò la scheda, Don Mauro Pallini si schiera e si sfoga su Facebook, ottiene tanti consensi, ma non mancano le critiche per il parroco appunto di Torre dei Passeri. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti, assegni non pagati, la sentenza, gira in Jaguar ma non mantiene l'ex moglie e la figlia, condannato un anno di carcere per un uomo che lascia la famiglia senza soldi dopo la fine del matrimonio, il giudice ha dimostrato totale indifferenza per i doveri di genitore e scatta il maxi risarcimento. Di spalla, in appello, Lucchetti al Palacus, assolto l'ex DG del vecchio. In basso, scoperto un deposito abusivo di medicine, blitz della finanza, sequestrate 1087 confezioni di farmaci lasciate accanto a motori e pneumatici. Avanti ancora con la conclusione delle indagini, la maestra maltrattava tutta la classe, ecco le accuse della procura contro l'insegnante d'asilo a San Salvo, schiaffi e umiliazioni, bambini in un clima di paura. Le pagine di Teramo, vicenda Camera di Commercio, incontro senza esito, fusione con l'Aquila e stallo, gli imprenditori non decidono. Lanciotti, Teramo ha ribadito la propria unità di intenti a non fare un percorso affrettato. Santilli, ci siamo confrontati con la diplomazia, ricordo che il processo è partito su base volontaria. Avanti ancora, sempre a Teramo, siamo alla cronaca, tenta di rapinare un furgone, arrestato l'uomo, 30 anni, cerca di fermare il conducente del mezzo in Viale Crispi puntandogli contro una pistola giocattolo. E poi ancora in taglio medio, nessun responsabile per la morte di Chissi, il GIP archivia il fascicolo che vedeva indagata una infermiera del 118 accusata di omissione di soccorso. Proseguiamo, siamo a Silvi, fa a Silvi il disavanzo fa discutere, rimpallo sulle responsabilità, diventa incandescente la polemica politica dopo la bocciatura del bilancio da parte dei revisori. Scordella, il sindaco, dice debito ereditato dalle precedenti amministrazioni, il centrosinistra replica è colpa vostra. Invece a Pineto Bertolaso appoggia Passamonti, elezioni a Pineto, ieri la visita in città dell'ex capo della protezione civile. Proseguiamo e siamo sulle pagine dell'Aquila e andiamo a chiudere con questa la prima parte di Mattino 6. Il caos dopo il sequestro, presto il CDA, i sindacati, accord e allarme sociale. Verrà chiesto un incontro con il prefetto, ma senza una ricapitalizzazione si rischia di portare i libri in tribunale. Solo due settimane fa si prospettava l'ingresso di nuovi soci e l'arrivo di altri fondi. L'azienda comunque, nonostante le indagini, resta operativa. Ha chiesto il coinvolgimento della classe politica locale a fronte del fatto che sono a lavoro 55 addetti e si prevedeva di arrivare a 120 in pochi mesi. In basso, Telegna, insediamento in due diverse sedi, l'azienda, localizzazione in centro a Palazzo Dragonetti de Torres, in un sito industriale a Bazzano. Andiamo avanti.
Morte del generale Conti, si indaga ancora. Il GIP Billi accoglie la richiesta di opposizione all'archiviazione avanzata dai familiari, si procede per istigazione al suicidio. E poi in taglio medio perseguita la ex imprenditore a giudizio, tutto questo a intro d'acqua. Sbraccia dovrà rispondere anche di violenza e lesioni nei confronti della donna. È il momento di fermarci, finisce qui la prima parte di Mattino 6, spazio alle previsioni del tempo, poi la pubblicità e poi rientriamo con altri servizi e con le pagine di Messaggero, La Città e lo Sport. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprende con le pagine del Messaggero Abruzzo. Siamo dunque a pagina 38, strada dei parchi, meno viadotti per la sicurezza. Il documento presentato al Senato, varianti al posto del tracciato attuale. Il piano di strada dei parchi permetterebbe di risparmiare 490 milioni. A tal proposito ascoltiamo le parole di Augusto De Santis del Forum H2O. Nel 2016 scriveva che i rivestimenti delle gallerie erano fortemente degradati, che c'è una faglia che addirittura aveva spostato l'arco rovescio, cioè praticamente la struttura che si era mossa, quindi si era riattivata la faglia, che tutte le altre gallerie, molte delle altre gallerie dell'infrastruttura non erano adeguate rispetto oltre al Gran Sasso, non erano adeguate alle normative europee entrate in vigore nel 2006 e c'era tempo fino al 30 aprile 2019, quindi 13 anni di tempo per adeguarsi. Scaduto questo termine, Strada dei Parchi ammette che non sono adeguate, quindi essere in una struttura non a norma secondo le appunto normative europee, non quelle scritte da noi, ci dà da pensare. Poi sono entrate in vigore alcune interventi di mitigazione sostitutive di quell'adeguamento, come prevedono le norme europee, però questo non basta ovviamente. Qui nessuno ha detto che Strada dei Parchi doveva fare gli interventi infrastrutturali, anzi abbiamo detto proprio il contrario, è lo Stato che ci doveva pensare, quindi bene ha fatto nel 2016 Strada dei Parchi a lanciare loro questo allarme fondato evidentemente e purtroppo vediamo che però il sistema Italia non ha reagito. Noi abbiamo, quando abbiamo letto questi documenti, purtroppo solo pochi giorni fa, siamo sobbalzati sulla sedia. Peccato che evidentemente i senatori non hanno fatto lo stesso, l'avranno lette queste carte? Ecco, sulla invece questione dei laboratori è stata annunciata insomma la fine di alcuni esperimenti con l'allontanamento, come voi chiedevate, del materiale pericoloso. Noi crediamo che debbano fare velocemente ma in sicurezza, perché togliere quelle sostanze anche la procedura sarà complessa, ma deve essere fatta. Finalmente seguono le nostre indicazioni. Gli enti pubblici anche in questo caso sono arrivati un po' in ritardo, solo perché poi la procura è intervenuta, meglio tardi che mai. Peraltro voglio segnalare che loro stessi in un documento che abbiamo divulgato, l'INFN ammette che il trasferimento di queste, l'allontanamento di queste sostanze non è dovuto a un fine di vita degli esperimenti, ma al fatto che ci sono problematiche immense, importanti, legate alla sicurezza. Proseguiamo sulle pagine di Pescara del Messaggero. Aspiranti sindaci, finale tra la gente, la sfida delle piazze, Masci in tour e poi al Sacro Cuore, rinascita per Costantini e unione per Scrocco con Legnini. Civitarese sul bus e poi in via del Concilio, Alessandrini sulla strada Parco, Teodoro si affida a una lettera aperta. Si chiude stasera la lunga campagna elettorale, ultimi appelli ad amici e sostenitori. Poi parola alle urne, Iacomelli e Baldini completano la rosa degli otto in corsa per governare a Palazzo di Città. Intanto consuntivo approvato in consiglio, nella seduta di ieri messi a posto i conti del comune, soddisfatto Presutti, riqualificazione per via Piave. Proseguiamo con la cronaca, sospetti su un paziente, le famiglie delle vittime, lacune nella vigilanza, passi avanti nell'inchiesta sull'incendio a Villa
La Serena, nel mirino degli investigatori un degente ospitato in una camera diversa. Le parti civili si affidano a Walter Biscotti, l'assessore Veri riferisca in aula, dice Pettinari. E poi maxi debito con l'erario, fallimenti seriali, arrestato l'industriale Giuseppe Barbetta. Proseguiamo e torniamo dunque a quella vicenda particolare che riguarda Torre dei Passeri. Torre, il parroco tifa per l'astensione, per Linari è l'unico nemico, il quorum, e Don Mauro a sorpresa dice io non voto, rivive in Valpescara il derby tra Peppone e Don Camillo, il candidato solitario, un pastore dovrebbe unire e non dividere. E poi ancora a Montesilvano il confronto con gli architetti, candidati sindaco divisi sulla nuova Pescara. E siamo ora sulle pagine dell'Aquila. Ringhiere al posto dei balconi, il comune vuole evitare crolli, i primi lavori nelle piastre del progetto case a rischio, interventi dopo le numerose segnalazioni dei cittadini. I sopralluoghi effettuati dai tecnici hanno accertato che in molti casi il legno era in cattive condizioni. Resta da sciogliere il nodo relativo al destino di molte piastre, abbattimento o riconversione. E poi in taglio medio, Crimi, disponibili 300 milioni per lo sviluppo. Il sottosegretario è intervenuto ieri in città sui dettagli del programma Restart. E allora ascoltiamo anche noi il sottosegretario Crimi. C'è tanto da fare, in particolare per lo sviluppo. Proprio ieri mattina ero a Roma e abbiamo fatto il comitato di indirizzo per il programma Restart, che è la previsione di un 4%, del 4% degli importi destinati alla ricostruzione per dei programmi di sviluppo e di rilancio del territorio. E stiamo appunto ragionando anche con la Regione per mettere a sistema tutti questi progetti, perché non siano delle cellule a sé stanti, ma facciano parte di un progetto unico per il rilancio turistico, imprenditoriale, di ricerca e sviluppo di questo territorio. La proroga non è sufficiente, ma come avevamo già annunciato in precedenza sono state già avviate le interlocuzioni con il Parlamento europeo, con la Commissione europea, anzi in questo caso. Stiamo aspettando il nuovo Parlamento europeo, la nuova Commissione europea per cercare di mettere una pezza agli errori fatti dai governi precedenti, perché non c'è stata una parola quando la Commissione europea ha dichiarato il livello del de minimis a 200.000 anziché a 500.000, non c'è stata una sola parola da parte del governo italiano, anzi diciamo anche di più, c'è stato qualcuno, e queste le parole pesano, che qua in regione ha dichiarato pure la vittoria per aver ottenuto degli aiuti anche per i non danni, quasi a voler affermare una cosa che poi è stata oggetto dell'infrazione. Stiamo parlando anche di quello, quindi errori politici, errori fatti dal governi regionali e nazionali di allora, che oggi stiamo cercando di sistemare. Comunque ci stiamo lavorando, ecco, come avevo garantito a inizio anno, avevamo già avviato un'interlocuzione e ci stiamo già lavorando. Sempre all'Aquila i sindacati devono trovare tutto fatto, nuovi particolari sulle assunzioni clienterali all'Accord Phoenix. L'obiettivo era eludere il controllo sulla scelta delle persone. L'indagine della Guardia di Finanza si concentra su vari aspetti, nel mirino anche la costituzione societaria in soli 5 giorni. Cosa può accadere? L'azienda potrebbe lasciare 50 persone a rischio. Andiamo avanti, siamo ad Avezzano, T-Red, le multe potrebbero essere nulle. Sabrina Nanni presenta una denuncia, non si trova l'ordinanza di variazione della segnaletica, è grave, blitz in municipio della rappresentanza dell'IDV e di quello dei 5 Stelle che hanno richiesto tutte le convenzioni alla polizia urbana, continuano le file dei cittadini, sono arrivati più di 200 ricorsi contro i verbali. Proseguiamo con le pagine di Chieti, fondazioni, la fusione è fatta, arriva la Sinfonica del San Carlo, il 1° giugno concerto al Teatro Marrucino e una mostra dentro Palazzo De Maio, il presidente Pagliotto, nasce un ponte di solidarietà e una alleanza fra comunità, firmato l'atto
davanti al notaio, l'ente teatino incorporato da Banco Napoli. E poi la politica di spalla, Forza Italia abbandona il Consiglio Comunale. Ieri mattina il più nutrito gruppo di maggioranza ha lasciato l'aula e deciso di non votare alcun documento. Ancora la cronaca, rubati salumi per 200.000 euro. Nella notte presi 1.500 prosciutti alla Altobello di Tornareccio. Gli investigatori colpo su commissione, forse banditi pugliesi. Disperato il titolare Francesco Iannone, roba mai vista, portati via anche un camion e un furgone, poi ritrovato. Ha agito una banda di almeno 8 persone, portati via anche 60 quintali di altri prodotti, sfondati i cancelli della ditta. Le pagine di Teramo sul Messaggero, teatro romano nel degrado, 1 milione per salvare il sito, previsto il recupero del monumento con verde, un museo e spazi per eventi. L'assessore di Padova, abbiamo trovato i finanziamenti, è stato un mezzo miracolo. Il progetto comprende anche l'abbattimento di 2 palazzi, il Salvioni e la Damoli, e la riqualificazione dell'antica struttura. Di spalla, Istituto Zoli lascia Mizzi, più cultura per ripartire. Improvvise dimissioni del presidente alla guida dell'ente dal 2014 ha portato la scuola da 400 a 1800 iscritti. Proseguiamo, siamo a Giulianova, stop alla musica, colpo al turismo, ordinanza shock, stop a balli e serate negli chalet alle 22, solo con deroga scritta e in bollo, feste fino all'ultima notte. Balneari in rivolta. Balneari in rivolta oggi tutti in comune per chiedere la revoca delle disposizioni. I candidati sindaco attaccano il commissario. Lasciamo il Messaggero e approdiamo ora sulla città. Andiamo a sfogliare le pagine all'interno del quotidiano della provincia di Teramo. Vicenda Camera di Commercio a pagina 5. Fusione congelata in attesa delle sentenze. All'Aquila passa la posizione del presidente Lanciotti e delle organizzazioni più rappresentative. Questa mattina sindaco e presidente parleranno assieme alla cittadinanza dalla sede della Camera di Commercio di Teramo. Il matrimonio, se deve essere matrimonio, entrambi i partner devono essere contenti e soddisfatti. Proseguiamo, siamo a pagina 6, tenta di rapinare un corriere alla stazione, trentenne di Collaterato punta la pistola in mezzo alla strada per bloccare l'autista, arrestato. Il conducente del furgone ha accelerato e si è allontanato chiamando il 113 per denunciare il fatto. Rintracciato da una volante in via Pannella, è stato portato in questura. L'arma era un giocattolo modificato. Ed ora pagina 7, archiviate le accuse per la morte di Chissi, scagionata l'infermiera del 118 che ricevette la chiamata. Nessun ritardo e nessuna omissione. Pagina 8, casa dello studente, impossibile stringere i tempi. L'onorevole Berardini auspica un appalto rapido, ma Lazzu spiega che bisognerà comunque aspettare 210 giorni, un altro anno, è il tempo stimato, previsto per l'apertura del cantiere all'ex rettorato di Viale Crucioli. Pagina 9. Ecoisole nelle frazioni, se ne riparla in autunno al primo incontro dimostrativo al Parco della Scienza. Si presentano in 4 da Villa Tordigna. E poi pagina 10, via Muzzi, accesso agli atti per il rudere di via Muzzi per i residenti di Santa Maria Bitetto. Nulla è cambiato dopo l'ultimo crollo di metà febbraio. Nonostante le ordinanze per i residenti, il pericolo di ulteriori crolli è rimasto, così come i problemi di carattere igienico-sanitario. E poi ancora vicenda Teatro Romano, dirottati i fondi FESR del mercato coperto. Dei 4,6 milioni a rischio per i ritardi dell'ex amministrazione, uno verrà utilizzato per il progetto Bellomo. E la città parla di mezzo miracolo, l'operazione è portata avanti dalla giunta D'Alberto per evitare di perdere i fondi europei stanziati nel 2014.
Avanti con le notizie che arrivano sempre da Teramo. Piste ciclabili, la provincia chiede di finanziare i progetti, l'ente aderisce al programma di formazione e scambio del Ministero dell'Ambiente e sollecita la regione. I progetti della provincia prevedono tre direttrici: la ciclabile dell'asse del Vomano, quella del Tordino e il completamento della Vibratiana. Poi le parole del presidente della provincia di Bonaventura: speriamo che ci vengano riassegnate le risorse in sede di rimodulazione dei fondi Masterplan. Avanti ancora, e ora siamo alle notizie riguardanti il ponte sul Vomano. Campagna elettorale strumentale sull'opera. I sindaci di Castellalto e Cellino rispondono al consigliere regionale Di Gianvittorio: specula sul caso per qualche voto. I sindaci invitano il consigliere regionale a preoccuparsi delle questioni che attengono alla regione, come il mantenimento del finanziamento. A Corropoli invece rivive il miracolo della Madonna del Sabato Santo. Tanta gente alla processione in onore della statua che mosse gli occhi il 21 maggio del 1915 per assistere alla storica processione. Sono tornati in paese anche concittadini che da diverso tempo si sono trasferiti fuori regione o addirittura all'estero. Siamo sempre in Val Vibrata, altri 7 milioni per l'area di crisi. I fondi del Ministero del Lavoro finanzieranno gli ammortizzatori sociali. Un altro comune al voto è Sant'Egidio alla Vibrata, con Elicio Romandini che lancia gli ultimi appelli prima del silenzio. A Giulianova, giro di vite sugli orari della movida giugliese. Federalberghi preoccupata per l'ordinanza del commissario Soldà che limita la musica fino alle ore 22. E poi ancora a Roseto, individuato l'aggressore del distributore. Si tratta di un altro richiedente asilo di Roseto, rintracciato dai carabinieri. L'aggressione risale martedì sera, quando il più grande dei due ha aggredito a pugni la vittima di fronte a diversi testimoni. Proseguiamo e siamo a Silvi. Il disavanzo accertato sfiora i 5 milioni. L'opposizione torna all'attacco sui conti del comune dopo aver analizzato il bilancio consuntivo, e c'è l'avvertimento anche nei consigli precedenti: abbiamo chiesto una inversione di rotta ma non siamo stati ascoltati. E poi in taglio medio, Pineto al voto, Bertolaso: serve un sindaco come Paolo Passamonti, l'ex capo della protezione civile, ospite del candidato sindaco di centrodestra. Andiamo ora sulle pagine dello sport. Ecco qui, e siamo alla vicenda Teramo Calcio, un vero e proprio intrigo in questi giorni, con Franco Iachini pronto a prendere il Teramo. L'imprenditore teramano torna in auge, Campitelli nelle prossime ore potrebbe incontrarlo. Con Giovanni Palma è finita, il passaggio delle quote sarebbe totale, sullo sfondo ci sarebbero il sindaco di Teramo e il legale Fabrizio Acronzio, veri tessitori della trattativa che potrebbe cambiare ogni equilibrio. E poi di spalla per la Serie D, Pineto via a Maolo, arriva Massimo Epifani. In basso per il basket, Teramo a spicchi, seconda delusione, adesso non si può più sbagliare. Assisi vince e ora conduce 2-0 nella serie. Coach Stirpe è fiducioso, credono nei ragazzi, sabato pomeriggio reagiranno in gara 3. Prima di andare su Centro e Messaggero, la nostra digressione sulle testate nazionali sportive. Ecco qui, siamo ora sulla Gazzetta dello Sport, la prima pagina: Juve Sarri, oh yes, resta il favorito ma la pista Pocettino, puntini puntini. Il DS spiana la strada per un possibile accordo con l'ex del Napoli, contattato anche il fratello dell'allenatore del Tottenham. E poi sotto la testata il calcio che amiamo, oggi la Gazzetta dal Papa con i campioni del pallone. Proseguiamo e andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Aurelio De Laurentiis, boom boom, ho rifiutato 900 milioni, il Napoli non è in vendita, io e Ancelotti amici veri, voglio Quagliarella, Insigne non è un caso, resta qui. E poi sempre in taglio medio, Sarri, il piano per liberarsi
Messi, Juve, tentazione irrinunciabile. E poi sotto la testata Zaniolo, lo scippo, l'esterno della Roma minaccia l'addio sui social dopo la rapina della madre. Poi non lamentatevi. E siamo ora sulla prima di Tutto Sport, che apre così, esclusivo Chiellini in redazione. Juve, avrai un grande allenatore. Due ore con il capitano bianconero, parlando di tutto, dall'erede di Allegri al mercato, da Ronaldo all'ossessione Champions. E poi in basso, svolta Toro, Bava DS con Moretti, Petrachi lascia dopo 10 anni in Granata. E poi missione della D, Milan UEFA, Gazidis Anion, sono prove di accordo, e l'Under 20 che debutta bene al Mondiale, 2-1 al Messico, al Mondiale subito Grande Italia. Formula 1, Gran Premio di Monte Carlo, un festival di fenomeni. E poi per il ciclismo, dopo la Cuneo Pinerolo, oggi Ceresole illumina il Giro. Torniamo sul centro e andiamo sulle pagine dello sport. Ecco qui la semifinale col Verona di domenica sera alle 21, numeri e cabala. Pescara sogna la A, Adriatico Fortino di Pillon, per domenica già venduti 8.500 biglietti. Delfino mai KO negli spareggi in campionato, solo Brescia e Cittadella hanno vinto in Abruzzo. E sarà a Battista della sezione di Molfetta ad arbitrare la gara dell'Adriatico di domenica sera. Proseguiamo con un'intervista a un doppio ex, ovvero Fabrizio Cammarata. Cammarata, Delfino da A, io e Mancuso che coppia. Il bomber, doppio ex, allena il Muscat in Oman e segue i playoff dal suo tablet. Al Bentego di un grande Pescara e la mentalità giusta per la promozione. Leo può essere il giocatore decisivo, insieme avremmo segnato tanti gol. Ho il cuore diviso a metà, vinca il migliore, aspetto una chiamata per tornare in Italia. Serie C, dietro front Campitelli, il Teramo a Iachini, il presidente fa saltare l'accordo con Palma e cede la società all'imprenditore teramano. Ci metterò passione e razionalità. L'operazione si è materializzata sotto la spinta del sindaco D'Alberto. Nei prossimi giorni ci sarà l'intesa con il nuovo patron per concludere l'affare. E poi per la Serie D alcune notizie. Giulianova, c'è l'interesse di Volpi, il dirigente del Viareggio è a capo di una cordata di imprenditori romani. Il patron Bartolini valuta la proposta. Difficile la conferma del tecnico Bolzan. In eccellenza i due baby del capistrello Fantauzzi e Panicasio in prova alla Cavese in Serie C. E poi Pineto, Epifani nuovo allenatore, Brocco conferma, è tutto fatto. Per il calcio a 5 verso gara 1 della finale Scudetto, Colini, l'acqua e sapone è la Juventus del futsal. L'allenatore di Pesaro domani di scena al Palaroma per spuntarla, servirà la testa, ma i nerazzurri sono i più forti. E poi un'altra squadra in finale playoff è l'Amatori Pescara, che giocherà contro Salerno. Caverni, Amatori, facciamo il colpo domenica gara 1 della finale playoff a Salerno, il play, siamo carichi, possiamo vincere fuori casa. Andiamo a chiudere con il Messaggero Abruzzo, le pagine dello sport, eccole qui. Pescara, la via è quella giusta, a Verona si è vista una bella squadra, ma ancora non abbiamo vinto nulla, l'allenatore Pillon predica cautela per la finale, basterà il pari all'Adriatico. Mancuso vuole il gol numero 20, daremo tutto. E poi il tifoso Sansovini spinge il Delfino, il sindaco era al Bentegodi a sostenere gli adriatici, futuro da dirigente magari verrei al volo. E poi chiudiamo con quest'ultima pagina, intanto la Serie C, Teramo, ora Campitelli vuole cedere a Iachini, colpo di scena del presidente che ieri è stato a Roma per parlare con Palma, l'intesa quindi potrebbe saltare, voglio dare il 100% all'imprenditore, ovviamente l'imprenditore è Iachini. E poi di spalla Pineto vuole rafforzare il rapporto con il Pescara, il presidente Brocco tratterà subito il nuovo progetto tecnico. Sempre Serie D, ma in casa Avezzano, Colavitto e l'Avezzano verso il matrimonio, il tecnico che ha conquistato la salvezza deciderà a breve. Luca
Lucarelli invece si tira fuori. E poi una notizia che riguarda il direttore di gara Antonio Di Martino della sezione di Teramo: il giuliese Di Martino torna ad arbitrare in Serie A, sarà infatti chiamato a dirigere il match di domani pomeriggio tra Frosinone e Chievo. E invece Mattino 6 termina qui, vi ricordo gli appuntamenti con le tre edizioni principali del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Ringrazio Claudio Di Giacomo in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata.